un nuovo atto amministrativo. Che cosa è stato firmato? Questa mattina in giunta, in pratica, abbiamo dato un atto di indirizzo con cui riconfermiamo ovviamente tutta l'assistenza legale dal punto di vista amministrativo e civile, e abbiamo anche espresso un approfondimento in tema penale, anche perché le inadempienze che si stanno perpetrando potrebbero dare origine anche a valutazioni in questo ambito, e quindi è giusto che nulla venga lasciato al caso e tutti gli aspetti della vicenda possano essere approfonditi e attenzionati con le giuste cautele. Chi sono gli enti a cui si rivolge questa attenzione dal punto di vista penale? Viene chiamato in causa un legale comunque che si occupi di questa vicenda? Ovviamente sì, ovviamente trasmetteremo tutta la documentazione e tutte le carte a nostra disposizione. In questo momento non c'è un identificativo preciso nei cui confronti noi agiamo, ma è una indagine a 360 gradi, quindi non escludiamo azioni nei confronti di nessuno. Che notizie arrivano nel frattempo dal capoluogo ligure su questa partita appunto tra città metropolitana e soprintendenza? Non abbiamo alcun tipo di riscontro, credo che vi siano stati degli incontri nei giorni scorsi, ma non abbiamo esito degli stessi. Città metropolitana non ci coinvolge in questo percorso e di conseguenza non abbiamo elementi ulteriori rispetto alla scarna documentazione che ci è stata a suo tempo trasmessa.